La favola del piccolo mondo. C'era una volta una mamma che voleva molto bene al suo bambino, ma doveva lavorare molte ore al giorno e non sapeva a chi lasciarlo. C'erano anche delle suore che avevano una casa molto grande e volevano riempirla. Un giorno la mamma e le suore si incontrarono e insieme decisero che quella casa poteva essere un posto dove i bambini potevano stare mentre le mamme lavoravano. Bisognava trovare un nome per questo posto, un nome facile da ricordare, visto che era frequentato da molti bambini piccoli di tutto il mondo. Il nome scelto fu Piccolo Mondo. Ogni mattina le mamme e i papà accompagnano i bambini al Piccolo Mondo, dove le maestre e i loro preziosi aiutanti, che si chiamano volontari, li aspettano. Qualcuno arriva di corsa, qualcuno è ancora assonnato, magari dopo una notte non proprio tranquilla. Qualcuno entra contento e pronto a giocare, qualcun altro piange disperato perché vorrebbe ancora una coccola tra le braccia sicure di mamma o di papà. Qualcun altro ancora vorrebbe la stessa coccola, ma piange silenziosamente perché non vuole disturbare. Presto però tutti sono felici di farsi accoccolare dalle maestre e dai volontari e la giornata può cominciare. Al Piccolo Mondo la giornata comincia con la merenda, tutti seduti a tavola, possibilmente. Poi si comincia a lavorare, si pittura, si travasa la farina, si ascoltano storie bellissime, si cucina pranzetti squisiti e si preparano centinaia di caffè per i grandi. A volte si fanno anche cose stranissime, come colare la cera delle candele, giocare con gli spaghetti, passare sotto tunnel misteriosi e correre su e giù imitando gli animali più buffi. Finito di lavorare, arriva il pranzo, quello vero e buonissimo, cucinato da Tiziana, la cuoca. E dopo il pranzo, il meritato riposo. I piccoli dormono e i grandi lavorano ancora, perché non si sta mai tranquilli al Piccolo Mondo. Bisogna preparare, organizzare, cercare e sistemare, almeno fino a quando qualcuno non fa un brutto sogno e bisogna di una persona vicino per calmarsi e non aver più paura di riaddormentarsi. Alle 3 suona la sveglia, tutti pronti a infilarsi le scarpe, mettersi in piedi, raggiungere il bagno, sciacquarsi il viso e le mani e ricominciare a giocare, non senza aver fatto prima una buona merenda. La giornata al Piccolo Mondo è lunga. Arrivano le prime mamme e i primi papà che finiscono di lavorare e pian piano arrivano anche gli altri, quelli più lontani e che finiscono più tardi. E se la stanchezza di una giornata intensa comincia a farsi sentire, c'è sempre qualcuno pronto per una coccola extra. A domani! Sono Rosalba, sono una volontaria dell'asilo nido qui del Piccolo Mondo. Sono qui da ormai credo 4 anni. Dal punto di vista, diciamo, proprio pratico, pragmatico, che cosa fa un volontario quando arriva qui? Io vengo il martedì mattina alle 9 e sto qui fino all'1:30, le 2 quando serve. Facciamo varie attività, chiaramente dipende dal livello, dall'età dei bambini. E con i piccolissimi c'è la piscinona piena di palle colorate, poi cerchiamo di attivarli sui colori, sulla psicomotricità, questo c'è il serpentone qua, non so se lo vedete, dove passano dentro i bambini, serpentone alias tunnel, e materassini, cose varie, colori, e
poi li facciamo giocare con la farina bianca e la farina gialla, loro si divertono sempre molto. Sono Kumba, la mamma di Mati Diop. Allora, io sono venuta qua quando Mattia aveva 5 mesi. Lì mi hanno parlato di Piccolo Mondo, sono andata lì a Via delle Zoccolette a vedere se mi potevano aiutare. E lì mi hanno detto che c'era una signora che si chiamava Valentina, che si occupava di questo. E lì gli ho parlato della mia storia e veramente mi ha aiutato tanto lei, tanto, perché lì quando sono arrivata non c'avevo da nessuno lasciare Mati, e lei, cioè, le ho raccontato la mia storia e veramente ero senza parole. Poi come mi ha accolto lei, subito mi ha detto: stai tranquilla che appena si libera un posto ti chiamiamo. E infatti io sono venuta qua lunedì e venerdì lei mi ha chiamato per dirmi che c'è un posto libero per Mati. E lì era una felicità veramente immensa. E Mati ancora mi parla di Piccolo Mondo. Già a 3 anni capisce c'è il bene che l'hanno dato veramente. E questo non li dimenticherò mai, veramente. Mi stanno sul cuore, cioè, veramente sono senza parole. Grazie a tutti, tanti auguri. Mo faccio il secondo figlio, così li porterò al posto di Mati. Io sono Simona e sono la coordinatrice di questo servizio. L'asilo nido Piccolo Mondo accoglie bimbi italiani e stranieri di età fra i 6 mesi e i 3 anni e ogni giorno ne accoglie 42. I bambini sono prevalentemente stranieri e c'è una piccola percentuale di italiani e sono più o meno tutti provenienti da condizioni familiari di disagio di vario genere. Come arrivano i bambini qui da noi? Arrivano tramite il centro ascolto stranieri di Via delle Zoccolette e tramite invio da parte dei servizi sociali di diversi municipi della città, in particolare quelli più vicini a noi. L'accoglienza dei bambini è un momento particolarmente delicato nel nostro lavoro. Per tutte le mamme è difficile affidare il proprio figlio piccolino a delle persone che non si conoscono e in particolare lo è per le mamme straniere, che si trovano a doversi confrontare non solo con persone che non conoscono, ma anche con un modello culturale spesso diverso da loro, e non hanno tutti quei riferimenti familiari di sostegno che possono avere le persone che hanno qui la loro famiglia. Quindi quando le famiglie arrivano, le accogliamo io insieme a una delle educatrici, che sarà poi l'educatrice di riferimento del bambino, facciamo un colloquio in cui raccogliamo le informazioni sul bambino e la storia della famiglia, per quanto possibile, per quanto la persona di primo impatto ha voglia di aprirsi. E poi procediamo su due fronti: da una parte sul fatto di accogliere mamma e bambino in classe e quindi di dare un tempo e uno spazio per prendere fiducia con questo nuovo ambiente, e poi si continua a lavorare le educatrici con i bambini e io faccio un percorso con i genitori di accoglienza in cui affrontiamo diverse tematiche comuni un po' a tutti e in cui creiamo uno spazio in cui potersi confrontare e raccontare in maniera più tranquilla di quella del colloquio iniziale, in cui comunque è normale che ci sia imbarazzo, timidezza, paura. Noi funzioniamo normalmente come tutti gli asili nido, quindi ci sono delle attività organizzate, i bambini sono divisi per gruppi per fasce d'età, sono 4 gruppi. E durante l'anno organizziamo diversi momenti di socializzazione e di incontro sia tra i bambini delle varie classi sia tra i genitori. Inoltre questo servizio è particolarmente importante, un servizio di asilo nido è particolarmente importante perché consente ai genitori di lasciare i bambini in un posto sicuro e di poter lavorare durante il giorno e in questo modo lavorare sul proprio percorso di integrazione.